Si chiama GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori ed è un programma di formazione finanziato dall'Unione Europea. Oggi a Pescara l'assessore regionale al lavoro Tiziana Magnacca ha illustrato le caratteristiche di questo secondo bando, ancora più calibrato rispetto al primo. Operai specializzati nell'edilizia, nella metalmeccanica, nell'automotive e personale di sala come camerieri. Queste sono le figure professionali più cercate dalle imprese, necessità di cui GOL ha dovuto tenere conto. Anche anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei corsi che si è verificato nella prima edizione. È in pubblicazione un avviso di gol per un ammontare di quasi 8 milioni di euro che si spalma su tutti e quattro i percorsi, quindi quello di reinserimento lavorativo che è diretto ai lavoratori che hanno soltanto bisogno così di, un piccolo, di colmare un piccolo gap di formazione, eh, per coloro che eh, hanno la necessità di, eh, di fare upskilling quindi di eh, aggiornare le competenze per i lavoratori che invece sono in una fase di reskilling e quindi per quei lavoratori le cui, la, la cui lontananza dalle esigenze del mercato è molto lontana e infine per i lavoratori fragili e vulnerabili. Um, questi 8 milioni quindi saranno rispalmati per questa platea di destinatari e al centro delle politiche del, di GOL ancora i centri per l'impiego ai quali destiniamo il lavoro, la responsabilità di fare l'assessment e la profilazione. Di indirizzare poi verso il, le diverse opportunità e gli organismi di formazione per il quale il bando si apre il 5 di agosto, si chiude il 13 di settembre e durante questo um, tempo avranno la possibilità di chiedere appunto l'ammissione alla regione per l'erogazione uh, dei corsi di formazione. La novità di questo avviso è un avviso che è stato maggiormente calibrato rispetto alle richieste delle aziende con le quali mi. Io mi sono personalmente confrontata più volte sia al di fuori come ai tavoli istituzionali che nei tavoli istituzionali attraverso intanto la commissione lavoro che è insediata presso questo assessorato e anche attraverso il confronto come dire più istituzionale con gli attori del mercato del lavoro cominciando dalle parti datoriali ma anche con le parti sindacali. Un catalogo più ristretto è fatto di corsi di formazione più brevi per scongiurare l'abbandono che è stato registrato in tutta Italia come uno dei fattori che ha impedito a Gol sinora di uh, fare i numeri pieni.